In superficie, i visitatori si muovono nel Parco Archeologico di Gerusalemme, 6 metri sottoterra, nel cuore di uno dei luoghi più sacri e simbolici della città, una mostra d'arte accoglie chi arriva dalla città di Davide, a pochi metri dalle fondazioni del muro occidentale. Siamo in un antico sistema idrico che risale al periodo del primo tempio, 7-8 secolo avanti Cristo. Siamo sotto la strada erodiana, che era la via principale di Gerusalemme durante il periodo del secondo tempio. Per essere esatti, siamo sotto l'arco di Robinson, che era l'entrata principale al tempio nell'epoca del secondo tempio. Durante le principali feste ebraiche, i pellegrini percorrevano la strada sovrastante per raggiungere il tempio. È ragionevole dire che quando Gesù venne a Gerusalemme, percorse questa strada, poiché era la via principale per i pellegrinaggi degli ebrei che venivano a visitare Gerusalemme. Dal 12 al 14 ottobre, nei giorni centrali della Festa delle Capanne, la personale d'arte ceramica Archeology fa da ponte tra presente e passato, tradizione e futuro. La mostra rientra tra le attività della Biennale di Gerusalemme ed è stata realizzata grazie alla collaborazione con l'Autorità israeliana per le antichità, autorità locali e centri culturali. Per la prima volta in Israele, un evento di questo tipo è ospitato in un parco archeologico. L'idea che c'è dietro questa mostra è quella di portare l'arte moderna in un sito archeologico per creare una connessione tra mondo antico e contemporaneo. Sono 27 i pezzi esposti, piatti, vasi, sigilli. Alcune delle opere d'arte dell'artista israelo-canadese sono ispirate alle storie bibliche, come quella di Giona. Gli intagli in bianco e nero di questo vaso vogliono richiamare proprio le onde del mare in cui il profeta fu inghiottito dalla balena. Il vaso blu è ispirato alla storia di Mosè. Possiamo immaginare il Nilo, dove il piccolo Mosè fu nascosto. È una scena notturna, perché Mosè fu nascosto di notte. I lavori sono ispirati agli studi dell'artista sull'età del bronzo. L'argilla è tra i primi materiali lavorati dall'uomo ed è anche la pietra di fondazione degli studi archeologici. Decorazioni e tecniche di lavorazione e di cottura della ceramica riflettono il momento presente e parlano con noi della nostra storia. L'uomo usa l'argilla da circa 9.000 anni per fare statuine e più tardi ciotole. Attraverso l'argilla l'uomo ha dato forma anche a ciò in cui credeva. La Genesi dice che l'uomo fu creato dall'argilla e Dio soffiò in lui l'alito della vita. Dal lontano passato ai giorni nostri, l'arte continua a parlare dell'uomo e all'uomo e a testimoniare un incontro possibile.